Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi i prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa. Come al solito non sono tanti, però voglio parlarvene comunque. Allora, parto con il cattura colori di risparmio casa. Non sono i miei preferiti perché ormai sapete i miei preferiti sono quelli della Gamix, però ogni tanto se rimango senza e magari sono da qualche parte e li trovo in offerta, prendo anche altre marche. Queste qua appunto sono di risparmio casa, 25 fogli, non mi sono trovata male, hanno fatto il loro lavoro, non ho creato danni, io separo solamente i bianchi, tutto ciò che non è bianco puro va tra i colorati, quindi metto uno o due fogliettini di questi a seconda di quanti colori ho insieme e sono tranquilla. Per adesso non è mai successo niente di brutto. Poi, sempre per quanto riguarda la lavatrice, ho utilizzato questo anticalcare della Winnis, ipoallergenico, previene appunto la formazione del calcare, testato al nickel, cobalto e cromo, biodegradabile. Allora, questo genere di prodotto non lo acquisto sempre, ma una volta l'anno, non è un prodotto che utilizzo appunto a ogni lavaggio. Devo dire che l'ho utilizzato con piacere, non lascia nessun tipo di odore nei capi. Per quanto riguarda l'azione anticalcare, non so, ditemi voi come si fa a vedere se ha funzionato o no. Io comunque l'ho utilizzato, non mi sono trovata male, l'avevo preso perché era in offerta. Ho terminato poi l'ennesima confezione di ammorbidente fabuloso per pelli sensibili, ipoallergenico, testato dermatologicamente con latte di mandorle dolci e un ammorbidente concentrato. Ciclicamente appunto acquisto questo ammorbidente perché ho visto che non mi dà allergia né a me né alla gatta e lo utilizzo solamente per lavare coperte, soprattutto quelle in pile, lenzuola, pigiami, insomma cose che dove io e la gatta ci rosoliamo, ecco, e ci stiamo per più ore. Niente, mi piace, la profumazione è molto delicata, non rimane poi sui capi, è buono, è un buon prodotto, ve lo consiglio. Ultimo prodotto per la lavatrice è il Napisan, additivo igienizzante, attivo già dai 30 gradi. Questo qua lo utilizzo da anni, anni e anni, è un buon prodotto, mi trovo molto bene, non lascio anche qua nessun tipo di odore sui capi, non li va a rovinare e quindi niente, ne ho una confezione grossa da aprire, mi trovo molto bene, quando lo trovo in offerta lo acquisto. Per quanto riguarda invece i piatti, ho terminato questo Green Emotion detergente per i piatti certificato Ecolabel con olio essenziale di limone, anche qua testato ai metalli. È un prodotto che non ricordo, mi sembra di averlo acquistato al Tigotà, ma mi è venuto il dubbio che forse l'ho preso al DM, non ricordo. Comunque, è un buon prodotto, con il 50% di plastica in meno. La profumazione è delicata, è gradevole, lava bene i piatti, li sgrassa bene e quindi niente, ve lo consiglio. Può essere che lo vada a riacquistare, tra l'altro anche questo costa pochissimo. Ho terminato poi questo che è il mio grande amore ed è il gel lavastoviglie ecologico di Dual Power, quello nella versione più green. È il mio preferito, non lo trovo sempre, ma quando lo trovo lo acquisto perché intanto è un po' più, ha degli ingredienti migliori rispetto a quelli tradizionali, quindi magari si fa meno danni all'ambiente. In più la profumazione è delicatissima, lava benissimo le stoviglie, non lascia gli aloni, sgrassa bene, quindi mi trovo molto bene. È un prodotto che anche questo lo acquisto e lo riacquisto ogni volta che riesco a trovarlo. Ultimo prodotto è questo qua, lo spray disinfettante Napisan, che anche questo io acquisto da almeno 2 anni, perché l'acquisto sicuramente da quando ho preso la gattina.
e lo utilizzo per quella volta alla settimana che disinfetto a fondo la lettiera. Io questo qua lo utilizzo appunto per pulire la lettiera. Lo passo, lo lascio agire, strofino bene, dopodiché risciacquo perché comunque, visto che ci deve andare lei e è una gatta abbastanza allergica a tutto, preferisco comunque risciacquarlo. In ogni caso mi trovo bene, mi è capitato anche di utilizzarlo su alcune superfici, ad esempio nel mobile che ho all'ingresso appena si entra, perché magari è quello dove appoggio tutto appena entro, tocchiccio tutto appena entro, quindi ogni tanto vado a disinfettare anche quel mobile che è il legno. E niente, mi trovo bene e anche questo è una super conferma e ve lo straconsiglio. In questa versione classica, la versione quella al limone a me non è piaciuta, mi piace di più questo qua. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in questo periodo. Fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi e se avete provato questi prodotti, come vi siete trovati. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!